ANF, l'Associazione Nazionale Forense, è stata audita nell'ambito dei lavori del disegno di legge di legge di stabilità 2025-2027. Abbiamo portato la voce della nostra associazione sia per quanto riguarda l'intero comparto giustizia, sia per quanto attiene ad una misura specifica che era quella prevista, ahimè, negli articoli 105 e 106, in particolare legati alla previsione della declaratoria di estinzione o improcedibilità dei procedimenti civili in caso di mancato pagamento del contributo unificato. Sotto questo primo punto di vista, ovvero sia quello del contributo unificato, abbiamo rappresentato nel documento depositato qual è la storia del rapporto tra i tributi e l'esercizio delle azioni in ambito giudiziario, con la Corte Costituzionale che sin dai primi degli anni 60 ha chiarito che non è possibile sottoporre l'accesso alla giustizia al pagamento di qualsivoglia attributo. E quindi abbiamo rappresentato che, ecco, questa misura sarebbe in primo luogo incostituzionale. Poi abbiamo ovviamente avuto modo anche di rappresentare altri aspetti legati a questa iniziativa. Il primo è che analogamente era stato tentato nel 2022 e poi ritirato sempre per le medesime ragioni anche a seguito di un nostro intervento, ma poi soprattutto perché questa misura è una misura di carattere ordinamentale e quindi non proprio da legge di stabilità o da legge di bilancio, proprio perché all'interno della relazione non vengono esplicitati quale sarebbe il maggior gettito che si ricaverebbe dall'inserimento di questa misura e quindi come possa incidere in termini favorevoli o di risparmio o di maggiori introiti sul bilancio del nostro Stato. Quindi ci è sembrata, diciamo, dal punto di vista anche solo di drafting normativo, una misura non propriamente coerente con l'intero impianto della legge di bilancio. Secondo aspetto, abbiamo evidenziato anche delle problematiche legate agli interventi economici in materia di giustizia. Abbiamo visto che la giustizia viene inserita all'interno degli altri servizi generali, quali la sicurezza, la difesa, eccetera, con diciamo, la torta con un 9-8% di investimento, comunque di spesa, con a sua volta, quindi ripartito per queste altre 5 macro aree, di meno del 2%. All'interno di questo meno del 2% troveremo poi addirittura anche la voce legata alla logistica, all'edilizia, e quindi quel 2% diventa un 2% condiviso con un'altra voce di spesa che è quella vera e propria dell'edilizia giudiziaria o comunque infrastrutturale, e conseguentemente con l'esigenza di investimenti ben superiori rispetto a quelli che parliamo, quindi all'incirca dell'1%. Abbiamo rappresentato questo chiedendo dei chiarimenti, abbiamo anche rappresentato che all'interno della legge di bilancio non vi è alcuna misura di riferimento per i lavoratori autonomi e quindi ch abbiamo chiesto che venissero previste delle misure soprattutto per questa fase di transizione digitale che stiamo vivendo in maniera sempre più accelerata, anche in vista del fatto che la giustizia nel 2026 traguarderà la verifica del PNRR e ci vorremmo far trovare pronti, visto che le riforme non hanno dato grandi esiti, e vorremmo capire quali saranno gli scenari dopo la scadenza del termine del 2026.